Mister, domanda banale, alla prima amichevole. Come hai visto il gruppo? Che gruppo hai trovato? E le prime indicazioni che arrivano alla fine della prima settimana di lavoro? Ho trovato come mi aspettavo che fosse, come avevo sentito dire che fosse, su tutte conferme e tutte conferme positive. Siamo soddisfatti, è venuto bene il lavoro anche di questa settimana, si è concluso con un altro allenamento, quello di oggi, abbiamo fatto uno anche stamani. E quindi andiamo avanti secondo quelle che sono, che era la programmazione. Aspettiamo di essere completi, abbiamo avuto qualche difficoltà come numero, perché raramente abbiamo avuto la possibilità di essere 10 contro 10, per esempio. Però d'altronde dobbiamo pagare dazio giusto per il riposo dei nostri giovani della primavera, il meritato riposo dei nostri giovani della primavera, e quindi ci adattiamo, ma il lavoro è venuto bene lo stesso, siamo soddisfatti. Ecco, mister, rispetto in sede di presentazione parlavamo delle sensazioni, no? Di questa squadra che dava dall'esterno perché non l'aveva vissuta all'interno del gruppo. In parte ha già risposto, ma lavorando dentro a questo gruppo c'è un qualcosa che magari si immaginava diverso in positivo oppure in altra in negativo al momento? Posso dire che speravo che fosse così e così è stato. Non c'è nessun aspetto negativo che io abbia notato, anzi, diciamo che quella che era l'aspettativa è sicuramente migliorata. Senti, mi ha colpito nel primo allenamento di lunedì, il primo giorno, più volte ripetuto ai ragazzi, bisogna entrare nella Serie A, perché bisogna entrare nella Serie A. Tu vieni già da un gruppo che ha vinto la B e l'ha portato in A. Cos'è che non bisogna sbagliare in questo passaggio dove il gap sembra ogni anno più alto tra la B e la A? Ma se fosse una cosa sola sarebbe anche facile da risolvere. Il problema è che ce ne sono tante delle cose da risolvere e da considerare. E sono i piccoli particolari. Beh, intanto il macroelemento è la forza degli avversari. E per quanto ci riguarda, noi abbiamo tante piccole cose che dobbiamo migliorare e entrare in quel tipo di ragionamento che la Serie A ti impone di realizzare, dalle cose più banali che possono essere il semplice passaggio all'interpretazione, alle difficoltà che ti dà l'avversario stesso individualmente, alla forza dei collettivi che incontreremo. E quindi sono tante le cose, sono molte. È per questo che dobbiamo andare un po' fuori giri, non possiamo permetterci di rimanere a giri bassi. Però i presupposti, come dicevo prima, ci sono tutti, sono soddisfatto. Il tempo credo che sarà galantuomo, noi ce la metteremo tutte e cerchiamo di non disperdere energie per poter arrivare all'inizio del campionato quantomeno pronti. Ecco, questo è quello che già avevo detto quando sono usciti i calendari, lo ribadisco, perché noi non possiamo permetterci assolutamente, o chi è del nostro livello non si può permettere di non approfittare subito di una situazione. Certo è che l'entusiasmo che abbiamo è a mille, perché vogliamo confrontarci e non spaventarci. Perché spaventarsi di una cosa che abbiamo ambito da tanto, sia la squadra, sia io, che la società, che il popolo azzurro, volevamo tutti la Serie A, e ora che ce l'abbiamo, che facciamo? Ci facciamo intimorire da un calendario o dalla difficoltà di affrontare la Lazio prima e la Juve poi? No, deve essere... quello era l'obiettivo e dobbiamo entrare dentro l'obiettivo con più forze possibili. Mister, prima ha ricordato che la rosa deve essere chiaramente completata. Ecco, dopo questa prima settimana di lavoro, dove secondo lei manca qualcosa in particolare? Ma sai, queste sono cose, fra virgolette, private, no? Che parliamo, ne parliamo tutti i giorni, e come dicevo prima, la volontà della società è di fare il meglio possibile
per i mezzi che ha, con i quali deve confrontarsi la società, con la difficoltà di un mercato che è bloccato e naturalmente noi pensiamo di avere le idee chiare per dove intervenire. Dobbiamo essere anche fortunati di trovare la situazione giusta, il momento giusto. Non vogliamo avere fretta per cercare di evitare di sbagliare o di chiuderci delle situazioni, ecco, questo sì. Nel mio ruolo in genere si avrebbe la fretta di avere tutti i calciatori a disposizione, quindi la disponibilità di poter cominciare a ragionare in maniera definitiva, però so che la fretta a volte è cattiva consigliera e quindi ci siamo imposti con la società di non avere fretta, di aspettare e quindi quello che non faremo ora lo affretteremo magari dopo, ma con la necessità di sbagliare il meno possibile. Veniamo, mister, da un periodo particolare, no? Lo sappiamo tutti, anche il discorso del mercato bloccato. Negli anni scorsi era impensabile vedere due giocatori che avevano iniziato la prima amichevole rimanere in campo. Anche in virtù di questo, a livello di preparazione fisica, è cambiato qualcosa nell'ultimo anno, negli ultimi due anni? No, io ti posso parlare, ciao, per quello che mi riguarda. Io ho già una storia dentro questo spogliatoio e in sede di presentazione vi avevo detto che ritrovo dei collaboratori che avrei avuto il piacere di avere con me sempre. Li ho ritrovati e quindi mi danno la possibilità di usufruire di un bagaglio che in passato avevamo costruito insieme. Chi ho ritrovato sa benissimo come lavoro io so benissimo come lavorano loro. Abbiamo una banca dati importante rispetto al lavoro fatto in passato, mi riferisco alla B e alla A. Cerchiamo di accrescerla con situazioni nuove, ma usufruiamo del lavoro che già abbiamo fatto. Quindi abbiamo bene le idee chiare su come dobbiamo intervenire. Non credo che sia cambiato a livello generale, non è cambiato, credo non sia cambiato molto, io parlo anche degli altri. Quella è la preparazione atletica e quella è quella che devi perseguire. Noi abbiamo la fortuna, e questo mi preme anche metterlo in evidenza, di aver avuto un gruppo di ragazzi che si sono presentati ai test di entrata in condizioni migliori che non ai test in uscita. Lo stesso test in uscita era inferiore a quello in entrata, quindi significa che hanno lavorato sotto la guida di Rocco, hanno lavorato in maniera seria e costante e dopo i risultati sono questi. Siamo nella condizione ora, certo con quelli nuovi bisognerà rivederli questi parametri, però siamo nella condizione ora di dover concentrarci sul mantenere una condizione che è già a livelli ottimali.